tardi perché ho un impegno di voto e votiamo. Inizia sotto la pioggia la mattinata pesarese del ministro dell'interno e leader della Lega Matteo Salvini, ma certo abituato ai bagni di folla, due gocce d'acqua non gli fanno certo paura, anzi forse la pioggia ha avuto paura di lui, dato che appena salito sul palco, dopo poco, ha smesso di piovere. Il tabellino di marcia rispettato, alle 10.30 la scorta del convoglio fanno ingresso in Piazza del Popolo e appena messo piede fuori dall'auto parla la stampa e subito l'argomento caldo sicurezza e uomini delle forze di polizia viene affrontato. A quest'ora giornata arriveranno, appena parlato con questore prefetto, e confermo anche che lavoriamo speditamente per la nuova questura che si aspetta da una marea di tempo e conto che entro 2 anni... I pesaresi abbiano finalmente una questura funzionante. Dal palco poi liquidati, in due parole, anche un gruppetto di contestatori in erba che gli hanno intonato sotto il naso Bella Ciao e fatto sapere che odiano la Lega. L'inquilino del Viminale ha detto con tono sarcastico: questione di educazione, di rispetto, si vede che alcune mamme e papà non hanno fatto fino in fondo il loro lavoro. Per fortuna l'anno prossimo torna l'educazione civica come materia di educazione a scuola. Così, se non ci pensano mamma e papà, ci pensa la prof. Poi una volta sul palco ha arringato i presenti che, sfidando la pioggia, hanno voluto esserci con diverse argomentazioni, partendo dai temi nazionali come il caso Siri. Un problema il governo ce l'ha se perde tempo nel ridurre le tasse e nel tagliare la burocrazia. Poi in riferimento al caso della nave della Marina Militare Italiana che ha soccorso 40 migranti al largo della Libia, dice: c'è una nave della Marina Militare che in acque libiche ha raccolto 40 migranti, ma io i porti non ne do. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i migranti. Terminato poi il rituale dei selfie, che ormai come un mantra scandisce i suoi interventi pubblici, è ripiombato nell'auto blindata. Destinazione Fano. Siamo onorati della visita di Matteo Salvini in città, ci dà ancora più forza per continuare in questo progetto politico molto importante che ha l'obiettivo di liberare Pesaro da oltre 70 anni di gestione del Partito Comunista. Siamo felicissimi di come è andata. In una piazza 20 settembre blindata come quella di Pesaro, la scorta arriva fin sotto il palco alle 12.20. Stesso rituale, Salvini esce, saluta e punta dritto ai giornalisti. Si sfila la felpa dell'Italia e, in perfetto stile Salvini, con sotto un Apollo dell'esercito italiano, indossa la felpa azzurra di Fano. Ma qui, prima del palco, avviene uno stretto vis-à-vis con la mamma ed il fratello di Benedetta Vitali, una delle vittime della tragedia di Corinaldo. Il fratello, parlando fitto all'orecchio di Salvini, gli affida una lettera che promette poi, come ha dichiarato pubblicamente poco prima a Pesaro, certezza delle pene e velocità nel processo. Sollecitare un'accelerazione delle indagini perché i 10 indagati stamattina si sono alzati a casa loro bevendo il caffè e mangiando la brioche, mentre questa ragazza, come tanti altri ragazzi, non si alzeranno più nel loro letto. Chi sbaglia paga. Spero che le indagini si chiudano il prima possibile. Ho dato il mio impegno a stimolare, sveltire, ricordare. Poi chiamati sul palco a fargli da cornice lo aspettano i candidati alle amministrative e alle europee e la candidata a sindaco di Fano, Lucia Tarsi, con felpa d'ordinanza. Ed è proprio qui l'Europa, il gancio iniziale del vice premier. L'Europa entra nelle nostre case e decide cose che incidono sulla nostra vita. Allora, alle prossime europee, incalza Salvini, dateci la forza. L'obiettivo è diventare il primo partito d'Europa, così potremo salvaguardare le aziende italiane e il mondo della pesca e di prodotti del Made in Italy. A chi gli ha chiesto sui rincalzi alle forze di polizia ha poi risposto con le 8.000 assunzioni previste. Arriveranno, ha detto, prima li formiamo e poi li destiniamo alle questure di competenza. Poi, pensando alla campagna elettorale locale, annuncia che in questi 17 giorni di giostra elettorale si metteranno le basi anche per conquistare la Regione Marche. Sicuramente da oggi Fano rialza la testa.
Lo diciamo in chiaro, siamo stanchi di questo PD, siamo stanchi di questa supremazia, di questa politica che si dimentica della gente, si dimentica delle necessità, si dimentica dei bisogni, siamo stanchi di una politica che sa fare solo interessi e che non tutela le necessità delle persone semplici. Poi dopo il rituale serpentone dei popolo dei selfie si concede un frugale pasto direttamente sul palco a base di sardoncini scottadito e bianchello locale. Poi dopo il pranzo il convoglio lo riporta a Osimo e Montegranaro dove si conclude la sua giornata marchigiana. Ciao caro Antonio Mignola. Buon lavoro.